Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. In questo video vi spiego come passare i veicoli degli amici a voi stessi. Può essere anche utilizzato come glitch dei soldi. Come nel video in precedenza, dovete fare le stesse cose in pratica, con l'unica differenza che nel video in precedenza avevamo un posto libero in garage per mettere il clone. Invece in questo video dobbiamo avere una Carry Rebel in modo tale da poterla cambiare con la moto. Cosa faremo? Avvicineremo l'auto alla porta del garage con il menu select aperto, come avete appena visto, e andremo a sparare. Io adesso ci metto un po' perché sembrava che stessi sparando sull'auto, però comunque sia è abbastanza semplice ragazzi questo glitch da fare. Potrete prendere tutti i veicoli dei vostri amici. Io in questo caso prendo la moto dell'ultima rapina del mio amico Uncino, che la volevo tantissimo e sono riuscito finalmente a prenderla, visto che l'ultima rapina mi si è buggata e non riesco più a giocarla. In questa maniera sono riuscito a prendere questo veicolo, però questo glitch può essere anche usato come glitch dei soldi senza problemi, lo potete fare con molta tranquillità. E una volta fatto sì che l'auto prenda fuoco, come state vedendo, salite al volo. Ci sarà un piccolo lag come vedete e correte di corsa verso il veicolo che volete prendere. Una volta fatto questo accelerate un pochino e il bam, il solito bam, vi ritroverete in garage con la moto del vostro amico o qualunque cazzo di veicolo voi vogliate ragazzi. Adesso vi faccio vedere che anche il mio amico Uncino ha la sua moto, a lui rimarrà la sua moto senza nessun genere di problema e noi avremo la nostra moto. Ragazzi, per questo glitch è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti!